questa roba la facciamo insieme, va, un microfono per uno. Questo allora, anticipiamo un attimo una cosa, perché molti stanno andando via e non mi piace questo momento. Intanto chiamo Rosalba, se è dietro nel cosco, che venga con quello che ha. Poi chiamerei anche un attimo qui Mirko Minetti. Allora, insieme a tutto il comitato esecutivo, un applauso per Mirko che è un nostro associato. Voi sapete che abbiamo parlato questi giorni di professionalità, di tante cose. Beh, oggi devo dire che se siamo qui anche a litigarci, anche ad arrabbiarci, che è anche bello in un'associazione a un certo punto avere un po' di dibattito, se no ci si annoia, non va bene, si perde il pathos. Però se noi oggi siamo qui e parliamo di professione, se parliamo di agenti immobiliari e non di sensali, di tutte queste robe qui, lo dobbiamo sostanzialmente a una persona che si chiamava Niccolò Minetti, che è stato il nostro presidente. Allora, grazie. Allora io lascio. Grazie. Lascio la parola a Mirko, che è associato FIAI. Grazie, doppio grazie per questa e per quella che io ho visto 2 anni fa a Genova. C'è un aneddoto che vi racconto, perché il merito e la colpa è di quella signora che è qua dietro. E io sapevo che papà stava male, aveva un cuore che era un cristallo, e quando Rosalba mi chiamò per dirlo, fai venire a Genova, io sinceramente da figlio avevo un po' di paura, tanta paura. La signora qua dietro, a cui voglio un bene come una sorella, perché papà ce l'aveva nel cuore assieme a una persona che ha dovuto andare via per un problema a casa, che era Rino, con cui ha condiviso viaggi, barzellette, perché poi cioè, ci si divertiva, mi ha circumnavigato. Ha telefonato a mio padre e mi arriva la telefonata di mio padre: quando vieni su sabato forse è meglio che parliamo un attimo, perché forse ci vado. Io arrivo su sabato a Rossiglione, vedo che sta scrivendo un intervento, non ne ha mai letto uno, li ha sempre scritti, poi è sempre andato a braccio, e avevo capito che avevo perso. Beh, io quel giorno quando è salito sul palco avevo paura. Quando è sceso, credo che quella standing ovation gli abbia regalato un bel po' di vita, e di questo ringrazio. Io ringrazio Paolo, perché questo premio è stato un pensiero molto gentile. Io avevo telefonato a Rosalba per dirgli: vengo in giù, posso venire in giù? E non sapevo che c'era premio. E lei mi dice: guarda che devi venire, perché io volevo solo rivivere. Sono 15 anni che non vengo a FIAIP, la vita mi porta via, c'erano altri motivi, non voglio stare a parlare. Mi sono trovato che mi dice: devi venire giù perché c'è questo premio. E quindi è un pensiero che a me ha fatto molto piacere. Vi racconto un po' di aneddoti di papà e di quella schiera di pazzi, perché quel marchio lì, che è nato a Genova, non valeva niente, oggi vale. Hanno fatto delle battaglie in un momento in cui, se uno diceva rete, si pensava a un attrezzo da pesca. Non c'erano le email. Si riunivano via telefono, ancora quello con i numeri, o via gettoni, a scapito di tempo sottratto agli affetti, alla famiglia, all'attività. Qualcheduno si è messo anche a serio rischio, e l'hanno fatto con passione e con cuore. Io quando ho sentito stamattina
Paolo che diceva un ordine del giorno che torna indietro. Io mi ricordo una telefonata di una legge che è stata approvata, ricordo, in commissione, non è andata in aula, dove in commissione, fatto gli accordi con l'altro sindacato, con la Confcommercio, con la Confindustria, Rosalba se lo ricorda, arrivò da Confcommercio un altro testo di legge. E grazie all'onorevole Cappacci, che chiamò mio padre, e quindi le telefonate e le tensioni che tu vivi le capisco, e di questo ti ringrazio moltissimo, perché è facile criticare, ma poi bisogna vivere le cose per capire il lavoro. Tornò indietro. Il regolamento di attuazione prevedeva che le commissioni presso le Camere di Commercio avessero potere deliberante, era una sorta di mini ordine. Purtroppo la legge del 28 febbraio 89, e mio padre l'infarto l'ha avuto il 5 di marzo, non si è riuscita a difendere quel tipo di discorso. Però io credo che anche per pensiero a quel manipolo di persone, che hanno fatto in modo, scusatemi, che hanno fatto in modo, grazie, c'è la foto di mio padre, non volevo vederla, che hanno fatto in modo che noi siamo qua e che siamo agenti immobiliari. In ricordo di quello che, dei fiaipini, come li definiva Tonino Allegro, che sono nel terzo anello, sarebbe bellissimo se ogni, la FIAIP, io ho assistito, non erano rose e fiori, c'erano delle riunioni dove io ho imparato tutte le parolacce in tutti i dialetti d'Italia e il modo di mandarsi a quel paese in tutti i dialetti d'Italia. Però poi dopo si andava tutti a cena insieme. Quella è la forza della FIAIP. Sono gli uomini e le donne della FIAIP, sono i valori della FIAIP che ci fanno differenti. Io non ho paura delle banche e degli altri. Chiaro, il mercato cambia e noi dobbiamo cambiare. Non mi fa paura l'abusivo, perché io devo essere migliore di lui. Perché se uno non vede la differenza tra me e l'abusivo, il problema non è l'abusivo, sono io. Il vero punto è che quella gente ci ha dato dei valori, era gente che non c'era la FIAIP, hanno messo la loro credibilità, la loro riconosciuta serietà sul territorio a portare prestigio alla FIAIP, e non vedevano la FIAIP come una medaglietta da mettersi sul petto, ma come un basto da mettersi sulla schiena. Ecco, io credo che io ho sentito dei bellissimi interventi e mi fa molto piacere tutti i dirigenti giovani, tutti i dirigenti motivati. Bello. Gente come noi è vecchia. Mettiamoci un attimo dietro. E in questo spirito torno e chiudo. In questo spirito e rispetto a quelli del terzo anello, sarebbe bello che ci sarà una competizione elettorale, ci si metteranno delle magliette, ma io mi auguro che quella competizione sia fatta sui contenuti, con onestà intellettuale, con rispetto dell'avversario e con eleganza di modo e di pensiero, perché questo permette, finita la competizione comunque vada, di ritogliersi la maglietta della squadra per cui si è giocato e metterne tutti una, quella della FIAIP. Grazie ancora per papà.
Allora, la prima edizione di questo premio intitolato Papà, con la motivazione. Avrei voluto che ci fosse Rino qua a darlo con me e la Rosalba. La Rosalba c'è. La motivazione per una vita dedicata con impegno e dedizione alla crescita e allo sviluppo della federazione è data ad una persona che mi ha visto con i calzoncini corti e a cui voglio bene. Mi spiace che non ci sia, ed è Alberto Zamberletti. Ritira la dottoressa Tafuro il premio. Alberto, sono Mirko, questo te lo da papà. Io bene, tu? Sì. Dai. Ti vengo a trovare. Ti vengo a trovare e questo premio te lo sta dando papà. Un bacio da parte mia. Ciao Alberto. I saluti da parte di Alberto Zamberletti a tutta la platea. Vi è grato e vi ringrazia molto. Grazie. Grazie. Cosa faccio? Racconto due barzellette? Grazie a tutti.